Live social. Live social. Amici di Live Social, bentornati, bentrovati, sempre qui a farvi compagnia sulle frequenze di Radio Roma Capitale, le frequenze dedicate alle storie, alle interviste dei nostri graditissimi ospiti che vengono qui a raccontarci quelle che sono le loro esperienze, la loro attività, si mettono in gioco, insomma, e dobbiamo farlo anche noi standoli ad ascoltare, perché possiamo prendere dei contatti che ci possono tornare utili, dei consigli, e quindi rimanete con noi, ma soprattutto condividete la nostra pagina Facebook Live Social e poi ovviamente condividete anche i nostri hashtag interviste e storie. A proposito di belle realtà, ma soprattutto di buone realtà, oggi sono in compagnia appunto della Pasta all'Uovo Giorgi e ho qui appunto la titolare Francesca Brignola e Duilio Papetti. Benvenuti. Grazie. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene. Bene, grazie per essere qui con noi oggi. È un piacere anche per noi. Allora, raccontami Francesca, insomma, ti chiamo subito in causa, raccontami un po' come è cominciata questa attività. Allora, abbiamo aperto l'attività da 3 anni, abbiamo rilevato questa attività da un precedente attività simile. Certo. Appunto, e niente. E quindi diciamo ti sei voluta cimentare sì, in questa sì, vela. Prima di noi ci stava un signore di Bologna che vendeva soprattutto i tortellini bolognesi che venivano da Bologna, mentre noi la nostra produzione la facciamo a Roma. Ecco, quindi comunque hai voluto portare un po' di quello che è la tradizione, anche la tradizione della pasta fatta in casa, perché insomma c'è un ritorno poi effettivamente, no? Abbiamo la vita di tutti i giorni, ci porta sempre a usare la pasta secca ovviamente, apri il pacco di pasta, però ormai anche nella ristorazione ci sono tanti piatti. Ristorazione, poi devo dire che i bambini proprio sono i clienti migliori, perché ai genitori piace che appunto mangiano un prodotto fresco. Certo. Senza conservanti. Ecco, questo è importante, hai fatto bene a ricordarlo. I vostri prodotti sono freschi, genuini. Negli ultimi tempi c'è molta attenzione all'alimentazione sana, genuina, tradizionale. È vero, assolutamente, fresca. Anche per avere certezza di quello che si mangia, per darlo ai nostri figli, diciamo che dobbiamo essere certi, no? Certo. Bene, allora, cosa possiamo trovare presso il vostro punto vendita? Allora, diciamo che... Allora, lasagne fresche, il cavallo di battaglia delle lasagne sono quelle sì. a ragù. Sì. Però ci sono anche delle varietà, quindi con i carciofi, ricotta e salmone, ricotta, rucola e funghi, zucchine, provole e cotto, insomma, oppure con i fiori di zucca. Ah, quindi variegate tantissimo, sì, cioè diversificate molto, molto. Anche, poi, no? Diciamo che la clientela è orientata in genere su quelle tradizionali, però molti amano sperimentare prodotti nuovi, quindi chi viene da noi acquista dei prodotti e poi spesso, diciamo, azzarda. E poi torna nuovamente a farci complimenti, ovviamente. Che a noi fa molto molto piacere. Diciamo, poi il cavallo di battaglia sono i tortellini, ovviamente, ecco. Che nei periodi di festa, a Natale, a Pasqua, sono... Ovviamente gettonatissimi, richiestissimi. Sì, e bisogna appunto prenotarli qualche giorno prima per poter accontentare un po' tutti, soprattutto io. Assolutamente. Sì. Infatti, a proposito di prenotazioni, di ordinazioni, se siete in tanti, vi do il numero di telefono che è lo 06 6481 0115, così state più tranquilli e riusciamo a far organizzare meglio il lavoro a Francesca, certo. E Duilio. Certo, altro cavallo di battaglia sono i ravioli. Sono moltissimo richiesti quelli ricotta e spinaci, ma anche ricotta, limone e prezzemolo, e funghi porcini, al tartufo. Abbiamo molte varietà. E molte varietà. E sono, ovviamente ci saprete anche consigliare quelli che sono gli accostamenti migliori, no? Certo, insomma, anche col vino. A proposito di vino, io so anche sì. una vostra peculiarità di entrambi. Voi sì, siete anche siamo sommelier? Entrambi sommelier del vino, io anche dell'olio. E il vino e il cibo è un connubio perfetto di abbinamento, quindi certo. possiamo e lo facciamo suggerire gli abbinamenti, abbiamo anche vini in degustazioni, abbiamo tante salse da abbinare per chi non vuole magari preparare un sugo.
Certo, noi quindi c'è già una salsa pronta da trovare presso il vostro. Abbiamo certo delle salse. Bene, quindi diciamo troviamo il pacchetto completo. Ragù di carne, di cintanzenese, insomma tanti prodotti. Bellissimo, insomma, quindi l'importante è sapere, avere la certezza di mangiare qualcosa di buono, di genuino, ma soprattutto di fresco, che non ha ogni tanto ce lo dobbiamo concedere. Dicevi, Francesca? Tutto ciò che si acquista nel nostro negozio è tutto appunto un prodotto fresco e si può congelare qualunque cosa, dalle lasagne ai tortellini, e molta gente infatti a volte viene e compra magari più cose, zona, compra più zone in modo tale che appunto gli rimane poi per... È chiaro, così in modo tale che la prossima volta che si vuole concedere ce l'ha subito, altrimenti tornate a trovare Francesca e Duilio. E quindi siamo sempre aperti dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, la domenica facciamo anche domenica mattina, che per certo. Una piccola attività essere aperti 7 giorni su 7 è anche molto faticoso in Immagino. Termini di tempo, di fatica. Certo. Domenica mattina dalle 10 alle 13. Però la domenica mattina forse è il giorno che c'è anche più richiesta. Sì, no? Sì, il sabato mattina è il giorno, diciamo, migliore. Fossero tutti i giorni come il sabato mattina sarebbe perfetto. Però anche la domenica mattina. Bene, quindi è un gran giorno. Eh beh, sì. Perché giustamente magari ci si vuole rilassare, prendere una pausa e quindi trovare qualcosa di buono già certo. Pronto, ovviamente se ci vogliamo assaggiare un'ottima lasagna di quelle che avete voi nel vostro punto vendita, sono convinta che è un buon momento per farlo. Ovviamente volevo dare anche riferimento, voi siete in via Ignazio Giorgi 47, zona Piazza Bologna a Roma, quindi chi è di zona sicuramente vi conoscerà già e ovviamente non possiamo perdere l'occasione di venire a trovarvi. Cosa, diciamo, verso l'inverno cambiate un po' i gusti? Cioè ci si accosta verso altre tipologie di condimenti? Di ripieni anche? Ma in realtà tutto ciò che troverete su internet, sia sulla pagina Facebook che su Google, ci stanno praticamente tutti gli anni, tutto ecco, l'anno. Quindi poi ovviamente la stagione richiede magari i carciofi che sono di stagione, quindi... Bene, bene. Ovviamente troviamo anche i grandi classici come, che ne so, le tagliatelle, certo. La chitarra. Sì, tagliatelle, fettuccine, anche stringozzi, acqua e farina, per chi non ama l'uovo, perché è un negozio di pasta fresca all'uovo, però certo. Che succede? Capita qualche cliente che dice voglio qualcosa senza uovo, come entrare in una fermenta e chiedere magari, non so, una bicicletta, no? È un po' strano. Però noi riusciamo a accontentare anche questi arrivano clienti. Arrivano anche le olive ascolane da Ascoli, ecco. Crema. Quindi ci sono anche altre... Sì. Poi da Modena la marmellata pure, quindi abbiamo vari prodotti. Ma avete tantissimi prodotti. Prodottini, sì, un pochino particolari che non si trovano al supermercato appunto. Benissimo, benissimo. Allora veramente mi avete fatto venire un languorino che non vi dico, allora sono già da voi. Vienici a trovare, ti aspettiamo. Assolutamente, certo. Non vedo l'ora, ma soprattutto avete incantato anche i nostri radioascoltatori, abbiamo dato dei contatti importanti, voglio ridare il numero di telefono che è lo 06 648 10 115. Mi raccomando, anche la domenica mattina, insomma, Francesca e Duilio ci accolgono appunto nel loro punto vendita pasta all'uovo Giorgi, insomma sono molto contenta di aver parlato con voi. Andiamo anche su Facebook e basta che digitate pasta Giorgi anche su Google, insomma li per trovate. Per visualizzare qualche immagine. Assolutamente, mettere mi piace se li avete già assaggiati, no? Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui con noi ospiti e mi raccomando continuate con il vostro bellissimo lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi e mi raccomando rimanete con noi anche per tutti i radioascoltatori e anche per la prossima intervista. Live Social.